Milano ha cominciato con la raccolta differenziata della frazione organica, a novembre è partito il primo quadrante, quindi stiamo parlando di 170.000 utenze, quindi più di 300.000 persone che hanno cominciato la raccolta dell'umido, seguendo il modello porta a porta italiano che ha nei suoi punti di forza anche l'utilizzo dei sacchi compostabili Mater B. E abbiamo già accompagnato alcuni consulenti e tecnici venuti dalla Germania per vedere la partenza di Milano e sono rimasti estremamente positivamente stupiti dalla pulizia del sistema, di come viene fatta la raccolta e dalla efficienza. In effetti il modello italiano in termini di capacità di intercettazione della frazione organica primeggia in Europa e nel mondo. L'utilizzo dei sacchi compostabili permette di raccogliere molto perché rende tutto estremamente semplice e pulito per gli utenti. In più in Italia con la legge che vieta lo shopper non compostabile e che ha indotto le principali catene di supermercati ad adottare lo shopper compostabile certificato, questa legge ha portato un ulteriore miglioramento nella qualità del materiale che viene raccolto e in effetti andando ad osservare la raccolta differenziata a Milano più della metà di questi sacchi che vengono utilizzati dagli utenti sono effettivamente shopper compostabili. La qualità è il livello di contaminazione, è inferiore al 3%, quindi qualità veramente eccellente del materiale. E Novamont da sempre si adopera anche per organizzare visite ai sistemi di raccolta in Italia da parte di delegazioni estere. Abbiamo avuto adesso i tedeschi a Milano, verrà una delegazione di 25 francesi, municipalità che già fanno il porta a porta in Francia e che desiderano pure vedere come funziona il sistema in Italia. Questo è un nostro modo di fare marketing che ci caratterizza e ci contraddistingue proprio per mostrare qual è il nostro approccio sistemico. Vogliamo veramente fare vedere come le bioplastiche si inseriscono in un sistema, in questo caso nel sistema di gestione della frazione organica, dei rifiuti della frazione organica, e quali sono i benefici che le bioplastiche conferiscono al sistema.